male qua c'è bisogno che te inizi a comprare delle scarpe, perché non è veramente possibile. Qua io sto facendo troppi video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana, sì, sono ancora io che sono riuscito a comprare delle sneaker male, che non so, saranno anni che non coppa più niente, quindi devo registrare tutti i video da solo in camera mia. Cambiamo decisamente da settimana scorsa, dove abbiamo unboxato delle foam runner, quindi se avete perso il video andatela a vedere, è sul canale. E come potete vedere da questa piccola scritta su questa box, torniamo in casa Nike e forse purtroppo, non lo so, ditemelo voi, andiamo con un altro unboxing di Nike Dunk, che però questa volta non è low. Ed ecco le Nike Dunk High 1985 in questa colorazione Acid Wash. Ve la consiglierei quasi solo per il profumo, devo ammettere, molto buono. Prima di iniziare con la recensione vi ricordo di seguirci su Instagram, il link è in descrizione, semplicemente cercate NMKicks su Instagram e ci trovate, perché mettiamo foto di tutte le scarpe che unboxiamo qui anche da più vicino, con qualche dettaglio figo, secondo me è veramente interessante. E inoltre vi ricordo che a 30.000 iscritti faremo il nostro video collezione, sia mio che di Mali, e stiamo anche preparando una sorpresa per i 30.000 iscritti. Diciamo una sorpresa limitata. Adesso non so se Malik, che sta editando questo video, questa parte me lo toglie, però non si sa mai. Sono riuscito a comprare questa sneaker in settembre, in realtà non mi ricordo precisamente il giorno, devo essere sincero. L'ho comprata su Sneakers & Stuff tramite le loro raffle. Incredibilmente, io sono uno dei pochi, almeno nella mia cerchia di amici, che riesce a comprare da Sneakers & Stuff, non so bene come. E tra l'altro per questa colorazione avevo sbagliato a inserire la taglia, infatti avevo aggiunto un 11 US quando la mia taglia è un 10, ma incredibilmente questa è la mia taglia. E infatti ve lo dico subito, così ce l'avete all'inizio review, queste scarpe hanno un fit molto stretto, soprattutto per quanto riguarda questa parte anteriore della toe box. Di lunghezza è praticamente la mia taglia, forse dato anche dal fatto che soprattutto nella parte posteriore sono molto imbottite, quindi probabilmente un mezzo centimetro se lo mangiano di imbottitura, però per il resto sì, non so perché, ma andate con una taglia su se le volete e fidatevi, se le volete, anche in questo caso, prendetele prima che salgano di prezzo, perché secondo me nei prossimi mesi hanno una buona occasione di salire. Prima di parlare della sneaker, però parliamo di questa box, perché probabilmente è una delle box migliori che abbia visto negli ultimi anni. È una box completamente anni 80 e devo ammettere che ha un design incredibile sia fuori che dentro, e anche la carta interna è bella, io veramente non so come spiegarlo. E se avete visto bene sulla scatola c'è scritto anche high quality, e devo ammettere che questa volta quelli di Nike hanno ragione. La tovaglia infatti è composta al 100% in pelle, ed è una pelle incredibilmente su una Dunk morbida, soprattutto nelle parti cream, diciamo. Faccio fatica a ricordarmi un paio di Dunk con una qualità migliore, sinceramente, e sono rimasto abbastanza stupito, perché sono stato più e più volte deluso dalla qualità scadente delle Nike Dunk Low, però per questa colorazione, e immagino anche per la colorazione rossa, devo ammettere che hanno fatto veramente un buon lavoro. L'unica pecca di qualità forse è lo swoosh, perché si sente che non è morbido come tutta l'altra pelle utilizzata nella scarpa, però diciamo che fa il suo dovere, perché non va assolutamente a inficiare la comodità di questa scarpa, che di sicuro se l'allargate forse un po' nella parte anteriore sarà una scarpa veramente molto comoda da indossare. Oltre, come detto, a questo swoosh tutto nero, abbiamo altri due colori utilizzati, e per la parte anteriore, per le parti mediali, per questa parte nel back abbiamo l'utilizzo di questo colore cream, e invece per il resto della tomaia abbiamo questo effetto acid wash, che devo ammettere in questa colorazione mi piace molto, e non mi piace affatto l'abbinamento di colori invece nell'altra colorazione, in quella rossa e grigio scuro. Anche la linguetta è diversa rispetto alle altre Dunk, infatti non è in nylon ma è in tela, e soprattutto una cosa che mi piace tantissimo è questo tag di Nike, che sembra maledettamente old school, e non so perché, ma in una sneaker così ci sta veramente benissimo. L'interno della linguetta e l'interno della scarpa invece hanno questo pattern che assomiglia molto al velluto a coste. Non so se sia veramente velluto a coste. Devo ammettere che il look è veramente molto bello, soprattutto per quanto riguarda l'interno della scarpa. Con questo nero ci sta veramente molto bene, devo ammettere. Per quanto riguarda i lacci, come potete vedere, sono stati scelti neri, incredibilmente, e non come nelle altre paia di Dunk che ho unboxato. Abbiamo un extra paio di lacci, che diciamo di questo colore cream, molto simile a quello della linguetta. Non lo so,
No, ci devo pensare, non so con quale staranno meglio. Per quanto riguarda l'intersuola abbiamo un'altra tonalità di cream e come in ogni Dunk questa è in gomma dura e serve semplicemente a contenere il vero e proprio sistema di ammortizzamento, che è formato come negli altri modelli di Dunk da EVA e quindi schiuma a tutta lunghezza, probabilmente non la scarpa più comoda, però l'alta qualità diciamo che ce l'avevano già data nel lato mai, quindi va bene così. Per quanto riguarda la suola abbiamo una classica suola Nike Dunk e ho visto che anche l'altra colorazione, quella rossa e grigio scuro, ha la suola dello stesso colore. Per quanto riguarda il prezzo di questa sneaker, a retail veniva a 129€ e comunque devo ammettere che per questa qualità è un prezzo basso, secondo me. Nemmeno giusto, secondo me è basso per gli standard di Nike. Mentre per quanto riguarda i prezzi di resell, adesso più o meno stanno intorno ai 170-180€, ve li portate a casa. Assolutamente ve li consiglio se vi piacciono. Se vi piace questo Acid Wash, soprattutto in questa colorazione che secondo me è migliore di quell'altra rilasciata, ve le consiglio veramente tanto. L'unica cosa, come vi ho già detto all'inizio, andate su di una taglia, quindi io da 10 sono andato sul 11 US, non sapendolo in realtà, perché sennò veramente vi arriveranno e non potreste mettervele perché sono sia corte in realtà, ma anche molto strette in questa parte frontale. Quindi forse con delle persone con dei piedi molto larghi, soprattutto nella parte anteriore, non le consiglierei affatto perché non è la scarpa per voi purtroppo. Per quanto riguarda questo paio, lo terrò? Sì o no? Non lo so. E va bene, tieniti i tuoi segreti. Sono ancora indeciso perché da quando ho scoperto che sono in realtà la mia taglia le vorrei tenere, però sinceramente non so se troverei le occasioni per metterle, perché anche se sono bellissime, devo ammettere che mi piacciono molto, soprattutto questo motivo Acid Wash, sono un po' difficili da mettere. O che mi stanco di averle lì a prendere della polvere e probabilmente le vendo a retail più spedizione, oppure mi sono stancato di non mettermele e una volta me le provo, le metto fuori una sera e quindi entro nella mia collezione. Semplicemente solo queste due opzioni. Grazie per aver guardato questo nostro video. Vi ricordo come sempre che a 30.000 iscritti ci sarà il nostro video collezione, sia il mio che di Malik. E vi ricordo anche qui che stiamo preparando una sorpresa. Stiamo preparando proprio in questi giorni. E quindi fidatevi. Secondo me vorrete vederla. Fatemi sapere inoltre cosa ne pensate di questa colorazione e soprattutto cosa ne pensate di questa qualità utilizzata in queste Dunk, perché è veramente più unico che raro vedere della buona qualità su un paio di Dunk che comunque non hanno neanche un resale price così alto. E quindi sono veramente curioso di sapere se per caso qualcuno di voi è riuscito a copparle e se ha già deciso di mettersele o comunque di tenersele vedendo appunto questa qualità utilizzata. Inoltre in descrizione vi ricordiamo che c'è il link di Instagram, oppure su Instagram cercate MKX e ci trovate. Naturalmente abbiamo fatto uscire delle foto di queste bombe e di tutte le scarpe che unboxiamo. Quindi mi raccomando, andateci a seguire anche lì. E vi ricordo che questa è MKX. Ciao a tutti!